Grazie Karin per aver accompagnato il film. Grazie per aver mostrato la sensibilità di uscire per non rivedere il film, perché appunto credo che in qualche modo ci sia nella tua scelta di usare i pupazzi, le bambole e questo linguaggio surrealista. No? Intanto ci sono delle immagini che ricordano James Ensor per pittura veglia, no? Cioè, credo che sia un passo verso un discorso più universale. Raccontaci come hai deciso, a parte il fatto appunto che le bambole facevano parte del passato di tua nonna, come hai deciso di raccontare questo distacco attraverso questo medium, questa distanziazione. J'ai cherché comment raconter cette histoire de la manière la plus juste et je ne voulais pas montrer des images crues de la mort, de l'hôpital, de la fin de vie. J'ai voulu raconter avec tous ces objets pour avoir plus de fantaisie, pour avoir plus de poésie, pour pouvoir montrer aussi ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne peut pas montrer. Allora, ho cercato in effetti il modo più giusto per raccontare questa storia. Non volevo infatti mostrare immagini crude, ospedali o comunque la fine di una vita. E quindi ho cercato di utilizzare la mia fantasia per poter ricreare appunto questi momenti. Gli oggetti sono in un qualche modo, fanno parte in un qualche modo di un processo più di fantasia e di poesia, per non mostrare in realtà quello che non si vuole mostrare. C'è anche un senso dell'ironia spesso che sarebbe stato complicato da far uscire con le immagini reali. Par exemple, les images des petits jouets dans le couloir, avec dans l'endroit, dans le home où vit ma grand-mère, où toutes les personnes âgées errent un peu dans les couloirs, je préférais le raconter de cette manière-là. Aussi, le son nous permet d'être très. Très dans l'intimité de ces derniers moments et de raconter comment ce docteur sauveur, comment avec. Et il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de joie, comment il lui demande un baiser. Enfin, ça permettait de raconter tout ça avec sensibilité, je crois. Enfin, on entend sa voix et à travers sa voix, on perçoit cet homme, quoi. Allora sì, ad esempio le immagini che avete visto di tutti i giocattoli in corridoio, volevo un attimo rievocare la casa di riposo in cui viveva mia nonna e in cui generalmente si trovano le persone anziane. E ho preferito raccontarlo in questo modo. Poi c'è anche il suono ci permette infatti di avere un'intimità di questi ultimi momenti. E poi c'è anche. E mostra anche il suono, il dottor Salvatore, infatti, il suo umorismo, quando negli ultimi istanti chiede alla nonna un bacio. Insomma, permette di raccontare un po' con sensibilità anche questo aspetto, e quindi l'umore e l'umorismo che aveva il dottor Salvatore. Credo che in qualche modo questo filtro consenta anche di concentrarsi sulle parole, proprio sulle parole del dottor Sauveur, alla fine, quando dice: è per noi un piacere vedere una persona che riesce a congedarsi in questa maniera. E ogni parola che lui dice, in qualche misura, ha un peso, si fissa su quelle sedie vuote, insomma. È qualcosa di veramente intenso e appunto io credo che sia il senso universale che lascia il tuo film, oltre alla tua esperienza personale. E
A proposito di parole, io ne dico sempre molte, ma sono sicuro che a voi che siete rimasti così tanti in sala, qualche curiosità è rimasta, insomma. È un argomento, quello dell'eutanasia, che in Italia, appunto per il nostro retaggio cattolico, è oltre il tabù, è oltre, e in qualche modo penso il senso della vita, vita piena, no, si dice. Qual è la pienezza della vita? Quali sono le caratteristiche di una vita piena? Me lo domando quotidianamente in quanto figlio di una persona con Alzheimer. E quindi penso a cosa, per esempio, mia madre sceglierebbe di fare se avesse la libertà di dire voglio scegliere come finire la mia vita. E quindi con questa bella immagine regalata al pubblico, passo a voi la parola se avete delle domande da fare a Karin. Io dico che ha fatto un capolavoro, ha fatto un capolavoro, ha fatto un capolavoro. Grazie, Nera. Complimenti. C'è qualcuno che vuole prendere la parola? Tutti traumatizzati. Moi je ne fais pas d'euthanasie. Lei non pratica l'eutanasia. Vi posete question. Potete fare domande. C'est pas facile de parler après ça. Et je ne sais pas comment c'était pour vous avec le français, l'italien. Ouais. Très bon, vous avez compris. Je crois qu'on comprend sans les mots, malheureusement. Dal punto di vista così della cronaca, com'è la situazione legislativa in Francia per quello che riguarda il fine vita? Perché appunto ad un certo punto c'è la telefonata di tuo padre che dice qui ci sono degli infermieri, obiettori di coscienza che mi danno del pazzo, eccetera. C'est catastrophique en France, hein, c'est hypocrite. Donc pour que j'emmène ma grand-mère si fragile, si âgée, pour déplacer quelqu'un à cet âge, c'est pas humain, quoi. Il ne faut pas faire ça si on pouvait le faire chez elle, ou là où elle vit, sans la déplacer comme ça, ce serait quand même beaucoup plus doux. Là, heureusement, on a réussi à tout organiser, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, quoi. Donc la situation est très d'un autre temps, quoi, française. Allora, la situazione in Francia è veramente catastrofica, è una situazione anche ipocrita. E poi solo il fatto di riuscire a spostare una persona così anziana, che è così fragile, non è assolutamente umano. Se lo si potesse fare a casa, in una situazione di maggiore agio, ovviamente sarebbe meglio, sarebbe anche un po' più dolce. E siamo stati fortunati perché noi siamo riusciti a organizzare il viaggio, ma questo non è il caso per tutti. E quindi davvero la situazione è una situazione un po' di altri tempi. Sì, grazie. Volevo dirti, penso che per me è stato più difficile, che è stato il pezzo in Belgio, e pensavo adesso mentre parlavi che cosa mi aveva fatto messo così a disagio, no? Avevo fatto un po' tutto il tragitto con te, con voi, e penso che sia stato il lessico, penso che le parole, come diceva giustamente lui, le parole che a un certo punto dicevi anche tu, si sentono, mi abbiano messo molto a disagio, soprattutto quando la dottoressa ha detto oggi è il grande giorno, oppure il ricorrere dell'espressione buon viaggio. Queste immagini sono state la cosa che mi ha messo molto a disagio,
e ti chiedo cosa pensi tu dell'adozione del lessico in queste istituzioni, che cos'è il lessico dentro questo viaggio? Grazie. Eh bien, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Moi-même, je ne connaissais pas le protocole. Et ces mots-là, avec ces médecins-là, je ne crois pas que ça se passe toujours comme ça. Et le grand jour, ça correspondait tellement au désir de ma grand-mère que c'était juste, je crois. Alors c'est peut-être choquant de l'extérieur, mais on entend son impatience. Par exemple, elle dit « alors c'est maintenant ?» ça tarde, c'est trop long pour elle. Donc je pense que c'était juste, pour elle c'était le grand jour et aussi bon voyage. C'était surprenant moi-même, ça m'a surpris, j'ai choisi comme le titre du film. C'est les médecins qui ont tous fait ça et nous on l'a suivi et en fait j'ai trouvé ça tellement beau. Mais je ne vous cache pas que c'était très difficile pour moi aussi, c'était la situation, enfin, comme le docteur le dit, ce qui est difficile c'est de quitter ce qu'on aime, donc ça, même si elle le voulait, c'était quand même déchirant, ça c'est sûr. Allora, devo dire che non avevo idea di come funzionassero le cose, non conoscevo il protocollo. E le parole secondo me non sono sempre queste. E infatti anche per me all'inizio è stata un po' una sorpresa. Però ecco, il grande viaggio probabilmente era un'espressione giusta proprio perché era un desiderio di mia nonna. Ha insistito davvero così tanto per fare questo grande viaggio che era semplicemente la parola giusta, anche se forse dall'esterno può essere un po' scioccante. E anche quando il medico dice appunto buon viaggio, l'ho sentita subito come un'espressione giusta, infatti l'ho scelta come titolo del film. Sono espressioni che hanno utilizzato i dottori, lo hanno fatto spontaneamente e per me alla fine è stato così bello, ma non nascondo comunque che si sia trattato di un processo molto difficile per me, davvero straziante, perché come dice poi il dottore alla fine è sempre difficile lasciare o lasciare andare comunque qualcuno che si ama. Le docteur Sauveur voulait venir ici à Bergame avec mon père aussi, il n'a pas pu venir. Mais en fait, je crois, parce que quand il parle de son travail, il a fait beaucoup d'euthanasie dans sa vie, et c'était très difficile pour lui aussi. Et je crois que dire bon voyage ou le faire de cette manière-là, c'est peut-être une manière de rendre ça possible pour lui. Parce qu'il dit donner la mort, pour lui ça n'était pas rien et... Et ça lui coûtait beaucoup, et c'est un homme très sensible, très investi. Et donc c'est aussi quelque chose pour un docteur que de pratiquer cela et de faire ça. Il dottor Salvatore poi voleva venire qui a Bergamo con mio padre, ma alla fine non ha potuto. È un dottore che ha praticato tante eutanasie e alla fine in realtà è un compito molto difficile anche per lui, quindi forse queste espressioni sono anche un modo un po' per riuscire a fare questo lavoro, e per riuscire comunque a dare l'eutanasia a qualcuno, qualcosa che gli costa molto, è una persona molto sensibile ed è qualcosa su cui investe tanto, quindi c'è anche questo aspetto comunque di un compito non semplice per i dottori. Spero di aver risposto alla domanda. C'è una domanda? Sì, provo a portare avanti un'osservazione più che una domanda. Spero di riuscire ad arrivare a una domanda per la regista. È stato un film che è straordinario, non vorrei parlare tanto della sua esperienza rispetto a questo tema perché credo che sia estremamente delicato, ma credo che l'operazione di questo film fondamentale sia il fatto che lei sia riuscita a portare un'esperienza tanto tragica e renderla in un modo cinematografico molto molto fruibile e molto bello per chi è rimasto in questa sala. Durante mi è parsa essere una seduta. Io
di mestiere faccio psicologo e credo che lei con questo film sia riuscita a portare avanti una seduta con salti temporali, attori che non sono presenti sulla scena, e credo che abbia in modo straordinario usato il mezzo del gioco, che è quello della seduta, per portarci dentro questa storia e rendere un po' onore alla storia in sé. Credo che sia questo quello che mi ha colpito molto di questo film e il motivo per cui ha tanto funzionato, soprattutto alla luce di una storia tanto difficile da poter portare sullo scenario. Merci beaucoup. Je travaille toujours avec beaucoup d'objets, de poupées. Encore maintenant, je cherche sur les marchés aux puces à Bergame. Et il y a quelque chose aussi qui se rapproche de l'enfance, peut-être. Et après, c'est un travail difficile parce que les objets, ils se rebellent parfois. Ils ne veulent pas toujours tenir debout, ils tombent. Ou, par exemple, mettre ma petite grand-mère là-dedans, pour la mettre avec une ficelle dans la moule et enlever le petit crochet, c'était très artisanal et bien compliqué quand même. Lavoro sempre con gli oggetti, con le bambole. E cerco sempre dei mercatini, delle pulci, anche qui a Bergamo, qui ho cercato se ce ne fosse uno. È sempre qualcosa che si avvicina molto all'infanzia. Poi in realtà si tratta di un lavoro difficile, perché a volte gli oggetti si ribellano, magari non vogliono stare in piedi. Ad esempio, è stato molto difficile inscenare la scena dove la nonna viene comunque appesa al mancino. Beh, dai, anch'io ti faccio i complimenti. È stata raccontata proprio con una leggerezza incredibile, prodotta anche attraverso queste immagini sfocate che mi portano, almeno io personalmente mi sono trovata così a cercare, al di là del fatto che adoro le sfocature, ma mi riconduceva anche alla vita e alla vista e a quanto nell'anima, nella persona di questa nonna stava accadendo, per cui non solo attraverso queste figure animate, per cui siamo di fronte, non so, a un teatro di figura, no? Cioè, e anche qui con l'animazione, usando questi oggetti che ci riportano all'infanzia e ricollegano anche la persona adulta che torna bambino, no? Per cui anche questo mix è stato estremamente piacevole e con questa delicatezza ci hai proprio presentato e ci hai chiesto di affiancarci questa esperienza di vita che, come stavamo dicendo, da noi non è ancora ben sviluppata e proprio nella nostra realtà individuale è difficile intercettare sia persone che ci possono, almeno per ora, non dare appunto chiedere di morire, vabbè, è anche una storia diversa, però insomma, un complimento, è stato un ottimo lavoro. Ecco, una domanda era esclusivamente questa, se questo lavoro hai pensato o hai pensato anche di produrlo in teatro? Je fais un autre travail au théâtre, mais Frankenstein, il existe dans une mise en scène de théâtre, mais celui-là, non, je crois que la manière la plus juste pour moi, c'était de le raconter comme ça, dans un film, avec sa voix enregistrée, avec
Et puis au théâtre, il faut jouer tous les jours ça, et je ne veux pas revivre sa mort tous les jours. Je l'ai beaucoup accompagné d'abord le jour de sa mort, et puis après en faisant ce film, et je ne pourrais pas jouer ça et raconter ça à chaque fois. C'est pas possible pour moi. Allora, in realtà faccio un altro lavoro a teatro, però avete visto un estratto di Frankenstein che in realtà è un'opera teatrale e per me in realtà il modo più giusto di raccontare questa storia era farlo attraverso il film, con le registrazioni, anche perché poi il teatro richiede prove tutti i giorni e per me sarebbe stato veramente difficile inscenare la sua morte tutti i giorni, quindi non ce l'avrei fatta proprio a farlo. Il tempo a nostra disposizione è finito, quindi se avete delle curiosità su Chantal Goya e sugli altri retroscena del film che Carina ha portato a Bergamo, la potete molestare ancora per fino a quando? Jusqu'à demain, mais là je suis encore là, si vous voulez échanger, il n'y a pas de problème. C'est d'après un tableau qu'il y a avant qu'on voit chez ma grand-mère, on se voit d'un peintre inconnu, et après je l'ai refait. Il y a une peintre qui l'a refait, qui s'appelle Eugénie Obolensky. Son père est un peintre en Belgique, et il travaille beaucoup pour les décors de théâtre. Et c'est elle qui a refait ça avec des photos, mais elle a tout repeint. C'est un long travail aussi. Merci. Ci vediamo più tardi per chi vorrà essere con noi alla seconda proiezione della giornata. Grazie.